Mi è stato chiesto perché sono qua oggi. Io sono qua oggi perché io rappresento in questo caso Eurordis, che è l'Organizzazione Europea delle Malattie Rare. Ed è chiaro che un'organizzazione di secondo livello deve essere quella che ara il terreno e supporta le associazioni. Quindi oggi è importante essere qua per supportare l'associazione che inizia questa settimana di convegno. Sono qua anche perché è importante far capire come le associazioni insieme possono raggiungere traguardi impensabili. Questo per dire, il 16 dicembre del 2021 c'è stata la prima risoluzione ONU per le persone con malattia rara e le loro famiglie, un qualcosa che impegna non solo le agenzie delle Nazioni Unite, ma anche gli Stati membri che l'hanno adottata all'unanimità a mettere in campo politiche che vanno oltre agli aspetti esclusivamente sanitari, perché ancora oggi le persone con malattie rare hanno tante sfide e affrontare queste sfide da parte delle Nazioni Unite vuol dire affrontare e risolvere quelli che sono gli goal di sviluppo sostenibili dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. E quindi è chiaro che quello che verrà detto dall'associazione, quello che verrà fatto dall'associazione, in effetti va nella stessa direzione. E noi siamo qui proprio per sottolineare come per le malattie rare il motto è: se vuoi andare veloce vai da solo, ma se vuoi andare lontano andiamo insieme, è essenziale, perché le malattie rare vuol dire ricerca frammentata, risorse frammentate, expertise disseminate in tutto il mondo. Questo è quello che dobbiamo mettere insieme e con la competenza e il ruolo e il coinvolgimento quindi delle associazioni, dei rappresentanti, dei pazienti.